tutti noi sappiamo che a motivo della legge sulla privacy non è consentito avere e soprattutto utilizzare i dati personali di terze persone, e tra i dati personali e sensibili c'è anche il numero di telefono, e questo crea delle difficoltà ai testimoni di Geova che in questo periodo di coronavirus fanno molto uso del telefono. Allora, questa cosa l'abbiamo già accennata nella live di ieri e vi ho parlato del fatto che la società Torre di Guardia, almeno in Italia, ha imposto ai proclamatori di non chiamare a nome della società Torre di Guardia, un po' come dire: se per caso poi avete problemi, noi non ne vogliamo sapere niente. Ma adesso si sta andando anche avanti in un'altra direzione, e sto per leggervi una lettera di istruzioni che è stata spedita agli anziani del Brasile e che, in base alle varie leggi sulla privacy che cambiano da paese a paese, magari potrebbe in qualche modo essere spedita anche qua in Italia. Ora non lo sappiamo. La lettera si basa su una cosa molto semplice: almeno in Brasile non esiste una legge che vieta di chiamare i numeri a caso. E quindi guardate che cosa si sono inventati i testimoni di Geova. Vi leggo la traduzione di questa lettera dal portoghese. Fratelli cari, in questo periodo in cui le autorità ci stanno raccomandando l'isolamento sociale a motivo della pandemia Covid-19, molte persone si sentono ansiose rispetto al futuro, e ciò ci dà un'eccellente opportunità per toccare i loro cuori con la buona notizia del regno. In Brasile esistono più di 200 milioni di numeri di telefoni cellulari. Questi numeri non sono disponibili in nessuna rubrica telefonica pubblica ed è contrario alla legge la vendita e l'uso dei dati personali dei proprietari di questo numero. Ciò nonostante, è permesso chiamare in forma aleatoria una combinazione di numeri dentro i prefissi che esistono già. Così, è un piacere informarvi che abbiamo organizzato l'elenco dei numeri aleatori dei cellulari e stiamo inviando una designazione di territorio addizionale per la congregazione da usare in questo tipo specifico di testimonianza tramite telefono. Ogni congregazione riceverà una designazione con dei numeri diversi di cellulari. Ciò permetterà di raggiungere in forma globale le persone del nostro paese. Questa sarà un'eccellente opportunità perché potremo adempiere l'ordine di predicare urgentemente in tempi difficili e in modo organizzato. Avete capito, ragazzi? Cioè, qui ho isolato diversi punti. Il primo: si sfruttano i timori delle persone. La parte della lettera dove dice: molte persone si sentono ansiose rispetto al futuro e questo ci dà un'eccellente opportunità per toccare i loro cuori. Poi, non ci sono numeri negli elenchi telefonici pubblici in Brasile, e quindi che cosa si sono inventati? Hanno fatto tutte le combinazioni possibili e immaginabili utilizzando i prefissi già esistenti, e come se non bastasse hanno creato questo modulo che vedete per prendere le note delle persone con cui entrano in contatto. Ma noi abbiamo detto ieri: ma le note di casa in casa erano state abolite. Eh sì, erano state abolite perché se di casa in casa qualcuno ti ferma, qualcuno chiama i carabinieri e dice: ah, quella persona l'ho vista che scriveva davanti casa mia, e ti trovano le note, poi ci va di mezzo la società Torre di Guardia. Ma se le note di casa in casa sono in casa, e allora cambia tutto. E qui, come potete vedere, è tutto molto intuitivo. Beh, si vede chiaramente che sono proprio delle note dove c'è scritto un po' tutto: la data in cui hai contattato la persona, il numero di telefono, se per caso hai dato qualche pubblicazione e via dicendo, note per scrivere altre cose. Insomma, diciamo che è l'evoluzione della vecchia nota di casa in casa, è la nota telefonica. Questo è quanto. Domani ci sarà un video che vedrà protagonista una bambina brasiliana, e per non perderlo vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche.